Benvenuti ad una nuova edizione con TG10.it. Queste le notizie di oggi. Nuovi motivi aggiuntivi alla battaglia contro il parco eolico offshore nel Golfo di Gela. Sono stati illustrati nel corso della riunione di coordinamento Nopeos a Licata l'avvocato Stefano Polizzotto, che rappresenta i comuni di Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento, ed il libero consorzio di comuni agrigentini che nel ricorso proposto dal TAR del Lazio contro la società Mediterranea Wind Offshore, che vorrebbe realizzare il parco eolico a pochi chilometri dalla costa. I nuovi elementi sono legati alla mancata trasmissione per il rilascio del parere di rito alla soprintendenza del mare di Palermo, competente per lo specchio d'acqua in questione. All'incontro ha preso parte per il comune di Gela l'assessore Pietro Lorefice. L'amministrazione comunale ha commentato: Lorefice continua a tenere alta l'attenzione per la tutela del proprio territorio e delle bellezze naturali in esso contenute. Non siamo contrari alle fonti di energie rinnovabili, ma queste non possono deturpare le nostre coste o limitare il progetto di rilancio turistico delle città che si affacciano sul Golfo di Gela. Avrà inizio domenica 22 novembre l'81esima stagione concertistica organizzata dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, e del Comune di Gela, Assessorato allo Spettacolo. La stagione concertistica, che si terrà presso il Palazzo Pignatelli, inizierà dal 22 novembre al 27 dicembre. Ed ogni domenica ci sarà uno spettacolo che avrà inizio alle ore 19, con musicisti di fama come Nicolò Cafaro, Antonella Maria Callea, Paolo Alongi, Alessandro Lochiano e tanti, tanti altri. 13 novembre è stata e sarà ricordata nella storia come ciò che accadde in America l'11 settembre del 2001, l'attacco dei musulmani dell'ISIS all'Europa. La nostra redazione a tal proposito ha voluto pubblicare sul nostro portale indirizzo www.tg10.it uno speciale con alcuni video tratti dal web che mostrano una cronostoria iniziata proprio il 13 novembre con le immagini dell'attentato che sono molto forti, che sono state registrate da alcuni cittadini francesi in presa diretta proprio durante il momento delle esplosioni. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione di TG10. Oppure potrete comodamente consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.